Grazie di essere intervenuti a questo incontro. Io sono Paolo Gubbi, coordinatore della Società della Pace, mi presento per chi mi conosce. E siamo qui in questo palasport intitolato Valenzio Piccoli. Io vorrei ricordare il grande maestro fondatore del club Schiera Magliesi, che senza discussione posso affermare. Grazie, un applauso per essere. Ci ha dato tanto onore a Iesi, senza presunzione posso dire fondatore del club Schiera più forte del mondo. Questo tempio ha ospitato, prima degli ospiti che vi presenterò, persone del carico di Lino Strada, di padre Alex Donatelli, Don Ciotti, poi abbiamo avuto le mamme di Plaza De Maglio, i ragazzi di Lodi. Per dire che come Consulta per la Pace abbiamo nell'arco dei primi anni 2000 ospitato convegni che avevano come argomento la pace e la difesa dei diritti umani. La Consulta per la Pace è un programma comunale, quindi vuole conoscere le sue attività. Vi leggo brevemente l'articolo 1 e l'articolo 2, perché a volte ci chiedono prerogativa che scopia. Vi leggo brevemente l'articolo 1, istituita la Consulta per la Pace per i diritti umani e la solidarietà tra i popoli ai sensi dello Statuto del Comune di Iesi. L'articolo 2 dice, tra l'altro, è compito della Consulta promuovere a livello cittadino la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli. Questa sera noi abbiamo Michela Vanni e Bruno Lasca. Michela Vanni, insegnante della scuola media di Fiumicello, provincia di Udine, dove Giulio Regeni è andato a scuola. Ci parlerà, porterà la sua testimonianza anche di insegnanti di laboratorio teatrale che Giulio frequentava. Per quanto riguarda Bruno Lasca, Iesino, io l'ho definito Iesino doc, ma da tanti anni trasferito a Fiumicello, è stato ex assessore alla cultura e all'istruzione del comune, è stato insegnante alla scuola media di Giulio e grazie a lui io ringrazio veramente. Si è potuto fare questo incontro grazie al suo interessamento, anche perché Bruno e Michela sono carissimi amici di famiglia di Claudio e di Paolo, che vi presento e invito anche a risalutare prima. Penso che c'è una certa emozione, poi trovarsi qui con tanta gente e anche con insomma, ospiti di questo carico, perché noi siamo benvenuti onorati di avervi qui e quindi vi ringraziamo. L'applauso che avete sentito anche per iniziare credo sia una testimonianza del calore della nostra città nell'accogliervi. E lascio la parola a lui e sentiamo dalla tua voce, Claudio, la tua testimonianza. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per la vostra presenza e per la vostra calorosa accoglienza. Abbiamo visitato in questi ultimi due giorni la città, abbiamo apprezzato quanto sia bella, aperta, luminosa e direi già storicamente portatrice di valori di libertà e di autonomia di pensiero, e quindi questo è proprio in linea con quello che sono quelli che sono i valori di Giulio. E quindi complimenti anche per le iniziative che la vostra Consulta per la Pace sta portando avanti durante tutto l'anno, non soltanto oggi,
partecipato alla bellissima manifestazione con il corteo e con il lancio dei palloncini della piazza di Federico. E diciamo che sono sicuramente delle manifestazioni che danno la possibilità di apprezzare quelli che sono i valori della pace e l'occasione per le persone di trovarsi in una bella atmosfera calorosa e diciamo di festa, come diciamo ogni tanto è bello ritrovarsi in queste condizioni. E noi, come sapete, stiamo portando avanti la nostra lotta, e, diciamo, sia per trovare la verità e giustizia su quanto è successo a Giulio, e questo per rispettare i valori che anche Giulio aveva come fondamenta della sua persona, del suo essere cittadino, pensante, liberamente pensante, autonomo, critico, e che stava cercando di portare avanti come ricerca per migliorare la conoscenza di una parte del mondo che non ha ancora raggiunto quel livello di democrazia, libertà di espressione, e, direi diffusione di diritti umani, ai quali noi siamo abituati e che non dobbiamo però dare per scontato, no? Perché ce li siamo guadagnati, i nostri genitori hanno lottato duramente per farci avere i nostri diritti di oggi. Quindi il percorso di Giulio è stato un percorso iniziato nel paese di Fiumicello, però noi abbiamo sempre viaggiato come famiglia, per cui è stato abituato a apprezzare le culture di paesi, di persone, di lingue diverse, e che gli ha facilitato quindi l'apprendimento di quei valori che sono alla base di un vivere civile. Iniziando da Fiumicello, piccolo paese, poi lui ha continuato a fare gli studi a Trieste con il liceo classico indirizzo linguistico ed è andato poi al Collegio del Mondo Unito, che è un collegio che ha diverse sedi in varie parti del mondo, e lui è andato nel New Mexico, uno degli stati degli Stati Uniti, dove per due anni è stato in contatto con circa 200 ragazzi provenienti da 80 nazionalità diverse, quindi di lingua, cultura, tradizioni diverse, che gli ha permesso di apprezzare quelle che sono sia le difficoltà della vita in comune con persone che hanno tradizioni diverse, tanto diverse dalle proprie, però ha anche apprezzato il valore della diversità, cioè ciò che ognuno con la propria cultura, la propria lingua, la propria tradizione può apportare alla comunità globale. Quindi partendo dal Collegio del Mondo Unito, poi è arrivato all'università che ha frequentato nel Regno Unito, prima a Leeds con il suo triennio che ha fatto, che dopo è diventato un quadriennio perché un anno intero l'ha passato al Cairo per approfondire la conoscenza della cultura e della lingua araba. E poi è andato a Cambridge, dove ha fatto la specialistica in development studies, quindi studio sugli sviluppi possibili, economici e anche di società del mondo mediterraneo, in particolare quelli di lingua araba. E durante l'ultimo periodo stava facendo una ricerca, un dottorato, che doveva completare, sì, e poi diciamo stava completando questo studio
quando purtroppo gli è successo quello che gli è successo, non ha potuto finire questo suo dottorato. Però quello che è importante è che la nostra lotta, la nostra ricerca di verità e giustizia va nel senso di quello che stava già facendo, sta già portando avanti Giulio, quindi lo facciamo per lui, per mantenere alti i suoi valori, per consentire anche ad altri ragazzi e ragazze di altre nazionalità di poter godere dei privilegi di cui noi godiamo oggi qui in Italia. Grazie. Presenti con 23 associazioni, potete trovare tutte le iniziative delle singole associazioni e oggi per l'occasione con il banchetto di Amnesty International presente abbiamo anche, e ne parleremo poi diffusamente dopo, i braccialetti Verità per Giudice per Regeni, quindi spiegheremo poi il simbolo, quello che significa questo braccialetto, dal quale è iniziato tutto questo, diciamo, questa adesione, questa campagna di informazione per raccogliere fondi per portare avanti questa difesa e di ricerca della verità per Giulio. Paola, a te la parola. Grazie, buon pomeriggio. Abbiamo ormai fatto tanti incontri per l'Italia. Penso che oggi è l'incontro dove c'è più gente, quindi trovarsi così davanti a tanta gente fa sempre un certo effetto. Poi conosco anche o rivedo persone dal pubblico, visto per altre occasioni, qui abbiamo i nostri amici, quindi insomma l'emozione è sempre forte, però vogliamo andare avanti. Mettiamo in tasca, come dico io, respiriamo e andiamo avanti, che è quello che cerchiamo di fare, anche perché voleva continuare ad approfondire, ma anche per questo ha detto vabbè, faccio il dottorato, così avrò ancora più possibilità. Ecco, e tutto questo per dire che appunto all'inizio non si capiva questa cosa di Giulio Ricercatore, cosa fosse mai andato a fare in Egitto, questo luogo misterioso ancora, oppure questo luogo conosciuto solo per il turismo, forse troppo poco conosciuto per la sua realtà storico-politica, e quindi c'è stata molta nebbia su cosa facesse Giulio. Io una cosa appunto che voglio dirvi, come la dico a tutti in questo periodo, allora la ricerca, Giulio, come ha detto Claudio, frequentava una facoltà di studi sullo sviluppo, tradotto in italiano, e quindi a lui interessava molto l'aspetto economico, questo era il suo approfondimento, un aspetto economico però non tanto legato a numeri grafici a torta, certo ci sono quando si parla di economia, ma il suo taglio economico era economico-sociale. A Giulio interessava approfondire aspetti che sono legati all'economia, ma che riguardano la vita delle persone. E questo l'aveva poi portato ad approfondire anche l'aspetto sindacale. Chiaramente la sua morte è coincisa, anzi il suo assassinio, è coinciso con l'ultima fase o la fase in cui era nella sua ricerca. Sì, è vero, stava lavorando sui sindacati, non aveva intervistato solo sindacati, sindacalisti, aveva intervistato anche altre persone, e la sua ricerca non era, come è stato scritto,
dipendente e indipendente. Dipendente è il sindacato che è stato riconosciuto dal governo egiziano, ecco, quindi là come anche qua in un certo senso ci sono questi due tipi di sindacati con le sfumature. La parte, diciamo, delle interviste lo aveva preso forse un po' di più come tempo di quello che lui aveva previsto, anche perché sapete, anche se era la terza volta che ormai andava al Cairo, comunque era andato all'inizio del settembre, c'è sempre anche bisogno di di acclimatarsi perché era caldo, era ancora, mi pare, quel periodo era ancora un periodo di Ramadan, no? E rimetti in moto tutti i contatti, cerca casa, no, quindi dopodiché era entrato nel vivo del suo lavoro. Lui doveva rientrare il 23 marzo e quindi aveva ancora due mesi di tempo e aveva poi quindi tutta una parte di lavoro da svolgere rispetto al sindacato governativo. Ecco, quindi questo ci tengo, perché il fatto che sia stato scritto da più testate, anche non nazionali, questo discorso del sindacato non governativo ha portato a volte a confondere, e qua torno sul profilo iniziale che avevano fatto certi quotidiani, a confondere in maniera veramente proprio lesiva tra lavoro sul sindacato e attivismo politico. E questa è una cosa che è veramente pericolosa da un certo punto di vista. Noi lo diciamo rispetto a Giulio e al suo lavoro, alla sua identità, però ha creato molta confusione, che poi capite che a livello poi di indagini, di feedback dei giornali, anche egiziani, eccetera, no? Tutti ci hanno anche un po' giocato su questo. E quindi vogliamo proprio chiarire anche questi incontri, lavoro di ricerca di tipo economico-sociale, nella sua testa lui aveva avuto l'occasione di frequentare appunto anche così tanti eventi internazionali di questo tipo, a lui interessava studiare modelli economici solidali. Nella sua terra, a lui non interessava, gli diceva, ma se abiterò in una grande città forse non mi interessa neanche avere la macchina, no? Non che questo, insomma, ecco. Per lui ogni tanto andare a mangiare in un buon ristorante di pesce, come faceva con noi quando ritornava a casa, forse questo era forse la ricchezza, d'accordo? Gli interessava essere felice nella vita come tutti, con i disagi, con le frustrazioni, eccetera, ma non certo poi puntare un tipo di lavoro per arricchirsi, ecco, piuttosto pensare come poter spalmare la ricchezza, l'aspetto della solidarietà, dell'equità sociale e economica è un aspetto molto forte, e questo devo dire che lo abbiamo e lo stiamo imparando da Giulio, ecco. Quindi per questo lui era andato anche in Egitto perché già nel percorso precedente, triennale, a Leeds, lui aveva capito la centralità dell'Egitto. L'aveva capito molti anni prima. E quindi poi tutta una serie di circostanze l'avevano portato in Egitto piuttosto anche che in un altro paese, anche perché nel primo quadriennio era stato un anno per l'approfondimento dell'arabo previsto dall'Università di Leeds. E quindi andare a fare un approfondimento a partire dall'Egitto per lui era una cosa logica rispetto al suo percorso. Ecco. Io mi fermerei qua su questo, dopo ci sono altre cose, ma ecco, grazie. Tutti quei
per i suoi canali, ecco, no? Quindi imparava, faceva le cose senza per questo far pubblicità, reclami, come si dice. E dopo sì, un'altra cosa che mi va di dirla anche a me, allora un amico di nostra figlia, un incontro tra amici e amiche, insomma, più intimi, ha detto: Giulio continua a fare cose, ha coniato lui questo termine, che è diventato anche ormai uno slogan, diciamo. E, a un incontro una persona ha chiaramente detto che grazie a Giulio, non abbiamo capito qual è la vera realtà dell'Egitto, e che Giulio continua e fa cose, può aiutare le persone, ed è anche l'ottica in cui ci siamo messi noi, perché fin dall'inizio, quando abbiamo detto Giulio non è un caso isolato, non potevamo accettare il discorso del caso isolato, perché era veramente tradire il suo pensiero completamente, perché sarebbe stato un egoismo, perché magari dire è un caso non è un caso isolato, forse in quel momento potevamo essere più, sembrare più malleabili, dico questo, invece dicendo non è un caso isolato, ci siamo chiaramente anche noi messo da una parte, come Giulio però si è sempre messo dalla parte solidale con le persone. E niente, e quindi una persona una volta ha detto: beh, grazie a Giulio, adesso sappiamo, io però quella persona, sempre quello che ha detto Michela, mi ha solo fatto ricordare, ho detto: ma forse l'arrivo poteva farle di più e anche meglio. E quindi il discorso dei diritti umani e di non violare i diritti umani penso sia proprio, che lo possiamo anche spiegare così, insomma, no? La vita è un bene preziosissimo. Infatti io farò una cosa non prevista, nei prossimi giorni farò 60 anni. Io come Giulio, per quella foto famosa che vedete, è stata fatta quando ho compiuto 28 anni, non sono mai stata tanto amante di festeggiare il mio compleanno, perché dico, se il mio compleanno, perché devo lavorare come una matta per il mio compleanno. Però quest'anno inviterò alcuni amici a mangiare, a bere, come si usa, ma il senso del mio compleanno sarà proprio di dire: ho 60 anni, ci sono arrivata. Come dice Claudio, è importante arrivarci con la salute, e però ho la vita. Ecco, quindi i miei 60 anni saranno, per dire, la vita è una cosa preziosissima per tutti e dobbiamo rispettarla. Questa di oggi, del vostro sostegno, che ci è preziosissimo, perché noi facciamo tutto questo molto volentieri, ci costa parecchia energia, però troviamo la forza di andare avanti anche grazie al sostegno delle persone che ci stanno a fianco. Quindi le lettere che ci arrivano, i disegni dei bambini delle scuole elementari, frasi di persone che si sentono di partecipare a quello che è la testimonianza che Giulio ci ha lasciato, no? Giulio ha toccato il cuore di tante persone di tutte le età, dai bambini più piccoli alle persone più anziane, persone che hanno sofferto di perdite, di persone in situazioni tragiche, pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale. Anche recentemente in queste zone, in centro Italia, c'è stato un terremoto, per cui molte persone stanno ancora soffrendo di situazioni difficili, e noi siamo solidari con queste persone perché comprendiamo benissimo quel tipo di sofferenza. E vi ringraziamo quindi per il vostro sostegno, che ci è molto prezioso. E
molte delle testimonianze arrivano anche da amici che hanno conosciuto Giulio e che gli sono grati, esprimono la loro gratitudine perché Giulio aveva sempre tempo, aveva sempre un pensiero, una parola di conforto e di incoraggiamento, ascoltava molto attentamente quello che le persone gli dicevano e se non era d'accordo esprimeva molto chiaramente il suo pensiero, però era comunque sempre disponibile al dialogo. Il dialogo era una delle cose che lui apprezzava e che cercava di portare avanti con tutte le persone, noi compresi, noi i suoi genitori, ci spronava a ragionare, a pensare su temi che a volte sono difficili anche da comprendere, ci metteva anche di fronte a certe situazioni che lui stava studiando e quindi diciamo richiedeva una riflessione particolare, per cui a volte eravamo un po' in difficoltà proprio a portare avanti con noi questo pensiero, però i suoi amici, alcuni dei quali hanno preso delle decisioni di continuare a studiare, di intraprendere determinati cammini proprio grazie ai consigli di Giulio, ai suggerimenti e alla sua disponibilità di ascoltare semplicemente quello che loro avevano da condividere con lui. Quindi è vero, diciamo, questo che Giulio portava avanti questi valori e non chiedeva nulla in cambio se non l'onestà, la coerenza e il fatto di poter ragionare insieme anche se si avevano opinioni diverse su i temi importanti della vita. Una bella esperienza proprio perché permette ai ragazzi di partecipare alla vita sociale, di inserirsi in quello che è diciamo, la vita reale del paese, della città e di poter anche proporre delle cose, partendo dalle cose più interessanti per i bambini, per i ragazzi, quali eventi sportivi, tornei, avete sentito le marce, e, però anche proporre nuove estensioni di luoghi dove possono fare attività e partecipare. Per esempio Giulio, quando era ancora in quarto elementare, ha fatto una raccolta di firme tra i suoi coetanei delle scuole elementari per proporre un nuovo campetto di gioco di pallacanestro all'aperto che potesse servire ai ragazzini per andare a giocare, a svagarsi come luogo di incontro, anche per diciamo, ritrovarsi e praticare uno sport che altrimenti doveva essere svolto soltanto in determinati orari, in determinati luoghi. Quindi grazie a questa raccolta di firme il campetto è stato realizzato e esiste tuttora ed è frequentatissimo dai bambini di Fiumicello, per cui è un segno di sviluppo che è concreto che il governo dei giovani di Fiumicello ha potuto realizzare. Mi ricordo che mi aveva detto, sai mamma, ho lavorato più con le creazioni, però si vuole firme, bisogna lavorare. Solo una cosa mi permetto di aggiungere, certo adesso facciamo il focus su un certo periodo della vita di Giulio, no? E poi c'è l'aspetto della ricerca, dopo c'è sempre questo buco di Giulio che è superiori, anche perché vabbè, era stato nel New Mexico, al Collegio del Mondo Unito. Ve lo dico questo perché avendo avuto quindi una certa esperienza di partecipazione sociale, come avete visto qua, col governo dei giovani, poi avendo frequentato il Collegio del Mondo Unito, che comunque significa con tanta nazionalità insieme, stare via da casa e comunque avere un tipo di curriculum dove una parte è accademica, una parte artistica, una parte legata anche a azioni sociali,
In Giulio, come diceva Bruno prima, probabilmente ha fatto una certa miscellanea nella testa. Quindi ha potuto, l'esperienza del governo dei giovani, probabilmente quella anche continuata quando è andata al collegio del Mondo Unito. E quindi questo aspetto sociale, che probabilmente ce l'aveva dentro, è emerso con forza. Veramente, signora Paolo, c'è veramente tanta gente e questo per tutti noi di Amnesty, per tutti noi, per tutti quelli che hanno insieme ad Amnesty, come ricordava Paolo, iniziato insieme a Testata Online di Repubblica, insieme ai genitori di Giulio, questa lotta, così come il signor Flavio l'ha chiamata 2 anni fa, è veramente bello vedere tutta questa gente, perché per portare avanti questa campagna, che mi sento di dire non finirà, non toglieremo questi braccialetti finché non ci sarà verità e aggiungo giustizia per Giulio Regeni. Volevo solo portare i saluti di Amnesty International, delle Marche in questo caso, perché è giusto così. Amnesty, per quanto riguarda la sezione italiana, per quanto riguarda tutti i gruppi italiani, sono, credo, vicini e lo saranno ancora alla famiglia di Giulio e possono contare su tutto l'appoggio adesso e in futuro. Mi volevo soffermare su un aspetto che avete visto anche nei manifesti. È stata scritta più volte la parola tortura. Ecco, io credo che abbiamo visto, è venuto fuori il profilo di Giulio Regeni e quello che di positivo era Giulio. Avete visto anche due figure, due immagini. Una nella, diciamo, una grafica di Giulio che con una domanda che si fa, quindi col punto di domanda. Io credo che dopo tutto questo discorso, da parte nostra c'è il dovere di dare una risposta a questo, quindi, o di stimolare tutte le persone, le autorità, tutte le situazioni possibili perché a questa domanda venga data una risposta. E quindi vi dirò in brevissima sintesi le cose che a gennaio, che è un mese importante per quanto riguarda sia il rinnovo delle autorità, delle attività, tutti noi pensiamo cosa faremo il nostro nuovo anno. Il nostro nuovo anno sarà sicuramente quello di Amnesty International con Giulio Regeni. E quindi la prima domanda a cui dovremo dare delle risposte. La seconda è sicuramente la cosa che diceva la signora Paola. Giulio continua a fare cose, questa è una cosa molto bella. Noi consideriamo i genitori di Giulio dei veri e propri attivisti per i diritti umani. Stiamo facendo una campagna internazionale per gli attivisti per i diritti umani e quando abbiamo occasione di incontrarli, e questo non capita così spesso, tutti noi abbiamo una emozione particolare, la stessa che sta cogliendo me nell'incontrare di nuovo i genitori di Giulio. Perché sentire le violazioni dei diritti umani sulla pelle delle persone e non raccontarle solo è sicuramente qualcosa di molto più forte. E quindi Giulio continua a fare cose, Giulio ci ha stimolato, loro, Paolo, il signor Paolo, la signora Claudia, sono attivisti per i diritti umani. Io credo che possiamo dire questo, non so se si sono resi conto che sono, pur rimanendo ovviamente, lo saranno per sempre, genitori di Giulio si sono anche trasformati in attivisti per i diritti umani e con noi stanno portando avanti questa battaglia che noi non abbandoneremo. Per quanto riguarda il quindi, noi abbiamo degli appuntamenti su gennaio assolutamente importanti. Intanto uno immediato, se volete, non so se la faremo, abbiamo 2 appelli, uno proprio per la verità per Giulio al procuratore Sadek in Egitto e un altro per la liberazione dell'avvocato Metueli, che la famiglia Regeni conosce molto bene, al nostro tavolino, potete firmarlo da subito. Poi c'è un appuntamento importante, anche il filmato lo ricordava, ed è quello della scorta mediatica che si è creata
attorno ai genitori di Giulio. Ovvero, ogni 14 del mese noi chiederemo al referente governativo, chiaramente al nostro ministro degli esteri, ai nostri referenti, quali, no, non solo noi di Amnesty, ma tutto il popolo giallo, se volete, così come è stato giustamente nominato, chiederemo novità sul caso di Giulio Regeni. Lo faremo il 14 perché, malauguratamente, il 14 agosto l'ambasciatore italiano è tornato in Egitto, vanificando l'unico atto, o uno dei pochi atti, diciamo così, che il governo italiano ha fatto verso quello egiziano per ottenere verità per Giulio Regeni. Vorremmo che questo caso fosse europeo, intanto. Vorremmo che questo caso fosse un caso internazionale, che sollevasse il problema della tortura in Egitto, in tutto il mondo, più diffusa di quello che crediamo. I nostri appelli, i nostri rapporti lo possono dire, ma qui sarò brevissimo. Quindi il 14, tutti i 14 del mese, noi chiediamo conto a questo governo, evidentemente, in un'ipotesi possibile, ad altri referenti, verità per Giulio Regeni, quindi non smetteremo. Il 25 gennaio è un giorno molto importante, perché in tutta Italia Amnesty International organizzerà delle fiaccolate in memoria e ricordo di Giulio, ma una memoria attiva. Non è un ricordo freddo, non è un ricordo solamente della persona, ma è una risposta a quel quindi che Giulio ci chiede di dare. E per rispondere a quel quindi organizzeremo delle fiaccolate, ripeto, in tutta Italia e dalle nostre parti ad Ancona il 25 novembre in Piazza Roma. State collegati con i nostri canali Facebook e Internet e avremo modo di attivare, di fare questa cosa come lo scorso anno la facemmo a Pesaro. Io non dico altro, vi prego, stateci vicini in questa battaglia, state vicini a noi, ma più che altro state vicini alla famiglia di Giulio e a tutte le vittime di torture. Grazie. Avete visto dei braccialetti grandi, un bonifico su cui fare dei versamenti e due pagine Facebook. Ecco, io Paola vorrei invitare, come fanno loro il pubblico a venire a contribuire a questa campagna? Cosa... Allora, intanto volevo chiedervi, non ci sono, come si dice, allora, ci sono i braccialetti gialli nostri e ci sono i braccialetti gialli di Amnesty, il conflitto di interesse. Ecco. Allora, Amnesty ha lanciato la campagna, la bandiera, i braccialetti li abbiamo fatti prima noi, no, adesso non è che scherzo su questo. Allora, Amnesty ha la sua raccolta fondi che serve per la campagna per Giulio e che serve per altre anche campagne di un discorso. Poi noi, come famiglia, sollecitati dagli amici, soprattutto perché era una cosa che è, abbiamo l'idea di fare i braccialetti poi in plastica, è stata un'idea di nostra figlia, poi abbiamo fatto le spillette perché ci chiedevano le spillette, poi l'associazione Voci di Donne di Fiumicello ha fatto anche delle shopper, borse, ecco, e ci fermiamo lì, e perché noi abbiamo raccolto dei fondi e con questi li utilizziamo per tutte le spese che abbiamo avuto e avremo e per organizzare le iniziative legate alla verità per Giulio, quindi ecco, questa è una campagna personale, diciamo, anche più personale, ecco. Tutto questo è cominciato pian pianino, poi come diceva Claudio, insomma, abbiamo avuto tanta vicinanza e solidarietà e sono nate due, cioè allora ci sono più pagine Facebook che parlano di Giulio, la prima volta che lo dico con delle immagini dietro e tante persone che aiutano, però ci sono due pagine che adesso penso Paolo mostrerà, che sono le due pagine che prima di mettere un post si consultano con noi e con la nostra legale Alessandra Ballerini. Gli altri fanno anche iniziative, non sempre avvertono, noi chiediamo sempre di avvertire. Io ho delle mie amiche, ma anche i miei amici,
qua, che sono terrorizzati, perché posso andare là, posso portare la valigia, la bandiera, adesso possiamo farlo, no? Ecco. E poi ci sono magari persone che lavorano con iniziative anche grosse, che magari ci piacerebbe anche sapere, no? O magari in quel periodo forse non è il caso di fare quello, ma quest'altro, in base alle indagini, perché noi ci muoviamo sempre in base alle indagini, quello che sappiamo e quello che non sappiamo. Quindi chiediamo sempre di avvisare Alessandra Gallerini o a volte anche le pagine Facebook che ci sono vicine, perché è importante essere sinergici. Queste cose che io vi dico a nome nostro sono cose che abbiamo imparato. Io e Claudio, lui aveva un Facebook così, ogni tanto usavo per curiosare perché i miei amici dicevano guarda qua, guarda là, ma non avevo né Facebook né Twitter, perché non mi serviva, avevo già tanto altro lavoro, usavo Gmail, facevo già tante altre cose che non mi serviva Facebook, non ero contraria, però io ho fatto sulla Facebook, che a nome mio, quando eravamo al Cairo e con nostra figlia abbiamo detto magari Giulio mettiamo che possa accedere a un internet, dice cavolo mia mamma si è fatta Facebook, quindi vuol dire che mi sta cercando, ecco la cosa è nata così, quindi molto per poter comunicare, che poi così non è stato. Quindi le due pagine, questa che vediamo, Verità e Giustizia per Giulio Regeni, dove ci sono, dietro ci sono quattro signore amiche della Toscana, di Vaiano, che hanno anche fondato un comitato, che Lucia è quella che ha distribuito, poi abbiamo dovuto intervenire qualcuno, Fiorella, altre persone del paese, ha cominciato a distribuire i braccialetti per posta, un lavorone enorme, un lavoro d'amore, d'affetto, che sembra proprio di essere nella casa dei fioretti di Babbo Natale. Purtroppo io vi dico queste cose tecniche perché abbiamo ad esempio problemi con la posta, abbiamo verificato che a volte stanno un mese per arrivare, per cui abbiamo anche adesso alcune città, ne cerchiamo anche, per avere un punto giallo e braccialetti. Quindi, ad esempio, Verità e Giustizia, per Giulio Regeni, è una pagina Facebook, diciamo, di quelle che collaborano con noi, per cui metto, non metto, d'accordo? Non che altre, però almeno hanno l'autorizzazione nostra. E poi, che è diventata anche, direi quasi uno slogan, la pagina Giulio siamo noi, lì sono un paio di persone, un gruppo base, penso siano 6-7, che si è costituito come collettivo di media, hanno anche vinto recentemente un premio sui diritti civili, come utilizzo di media per lottare per i diritti umani, i diritti civili, e sono delle persone che collaborano tra di loro, sono di diverse parti d'Italia, e anche loro, prima di mettere un post, comunicano con noi. E 11.000 persone. Loro hanno 11.000, mentre Verità e Giustizia più di 28.000. E quindi se avete bisogno, poi c'è Alessandra Gallerini, la nostra legale, quindi chi vuole comunicare eventi ha queste posizioni. Poi c'è, sì, poi c'è la mia pagina Facebook, Paola Defendi, però la vedrete delle cose, però io non sono quella che ce la fa a rispondere con Messenger o 950 richieste d'amicizia, non ce la facciamo. Quindi per avere i braccialetti c'è la pagina Verità e Giustizia dove avete tutte le informazioni e Lucia vi risponde e poi Giulio siamo noi comunque anche interagisce e alla fine Lucia e Giulio siamo noi, dico Lucia perché tutto il gruppo delle amiche sono anche noi diventati amici. Tutto questo discorso anche per dire che allora la solidarietà e l'azione di aiuto nei nostri confronti, ma aiutare noi, aiutare Verità e Giustizia
significa, secondo noi, aiutare tutti noi a fare un cambio di mentalità, a voler la verità. Noi abbiamo tante verità, cioè non abbiamo tante verità, vado anche al discorso iniziale del vice sindaco, in Italia non abbiamo tante verità. Non le dico tutte adesso, non vorrei dimenticare qualcuna. Quindi verità e giustizia per Giulio, forse è anche poter insieme fare un salto su questo. Come cittadini non vogliamo sapere che cosa è successo. E forse sapendo questo sblocchiamo qualcosa che è ancora bloccato nella nostra democrazia. Quindi le due pagine Facebook ci hanno aiutato tantissimo, perché sapete, c'è l'algoritmo, ci sono tutte queste cose, e quindi abbiamo imparato insieme l'importanza del media in un discorso come questo. Amnesty lo sapeva già probabilmente, ma noi l'abbiamo imparato sul campo, perché fino al giorno prima facevamo ben altro, non... Quindi loro sono il punto di riferimento, e però mi porta a dire una cosa, tanti ci dicono, avete tenuto duro, no? Su 2 anni si parla sempre di Giulio. Allora questo è merito di tutti chi sta con noi e chi ci aiuta. Però un grande merito secondo me è proprio anche al mondo di internet, di Twitter, dei social. Ecco. Quindi social e solidarietà è un campo molto molto importante, più di quello che si pensa, e la storia di Giulio, di come siamo qua adesso, è tanto anche merito di questo, del calore umano, però associato anche all'aspetto tecnologico. Devo dire questo, Mary. Grazie. Claudia.